Ed eccoci qui con Ezio Celi a commentare la prima, una delle, la prima sconfitta appunto nel girone Champions per i Muzzetta Boys. Finisce 8-7, eravate già sotto i primi 30 secondi di partita. Allora Ezio, è stata una partita condotta malissimo, credo, appunto dalla vostra squadra. Gaetano, appunto, Muzzetta ha fatto molti errori poi nel secondo tempo, la difesa non ha retto, il centrocampo non girava e forse anche un po' troppo nervosismo da parte di Stefano. Sì, sicuramente la partita comunque è stata giocata, i ragazzi sono degli amici, peccato perché comunque solo tutti ci tenevano la partita. Purtroppo è andata così, siamo andati sotto i primi 30 secondi, dopo si è al 15° secondo preso la traversa, però va bene lo stesso. No, va bene lo stesso, però magari troppa sicurezza, secondo me, di portare a casa la partita. I risultati sono visti. Ecco, quindi siete scesi appunto non tenendo conto dell'avversario che affrontavate. Abbiamo visto anche 5-1 contro 1 sbagliati in totale appunto dalla squadra nel primo tempo. Un ottimo appunto portiere avversario, abbiamo parato l'impossibile. Poi comunque un po' di sfortuna anche sul tuo secondo rigore, parato dal portiere, e poi fortunatamente la respinta a rete. Magari forse ci voleva un po' più di guizzo verso la fine per cercare di recuperare la gara. Abbiamo girato sin dall'inizio, quindi non penso che la partita sarebbe cambiata, avevo già molto bisogno di ricominciare. Poi appena ho preso il terzo palo, Stefano ha giocato un pochino svogliato, la partita è andata male e speriamo di, dopo Natale, di riprendere a vincere come sappiamo fare, come abbiamo fatto la settimana scorsa. Quindi una promessa di rientrare in condizione per appunto il ritorno di campionato. Speriamo di rientrare anche tutti, visto che siamo ogni settimana sempre diversi. È vero, ci sono anche da contare appunto le assenze di Shuda e Rigano in difesa, quindi fondamentali visto anche il risultato. Anche Maccarone, è vero che manca già da molto tempo. Allora Ezio, ti ringraziamo comunque per l'intervista, dai, e speriamo che recuperate la forma. Grazie a voi.